Avanti tutta, palestra quasi completata, piscina via al restyling. Superfesta in preparazione, il Capodanno in piazza. L'unità differita, una storia di Orte nel periodo rinascimentale. Martedì a Viterbo, Paolo Poli, grande spettacolo con Il Mare. Una buonasera, benvenuti anche per questo sabato all'appuntamento con TG Magazine. Apriamo oggi con la notizia che riguarda l'avanzamento di un impianto che in questi ultimi tempi è stato molto al centro dell'attenzione, la palestra comunale e poi il riappropriarsi della piscina da parte del comune dopo una querela che c'era stata con una cooperativa che gestiva l'impianto fino a poco tempo fa. Per capirne meglio vediamo questo servizio. A ritmo serrato avanzano i lavori per il completamento della palestra. Terminata la tamponatura e la posa del parquet, si sta ora predisponendo l'impianto di illuminazione. Seguendo questo ritmo, non è difficile ipotizzare una prossima apertura dell'impianto, anche se dovrà essere completato con le tribune e altri piccoli dettagli. Notevole il colpo d'occhio all'interno, che dà idea di quanto sia più grande e spaziosa la nuova palestra. Ricordiamo che da una semplice sostituzione del tetto si è arrivati alla completa realizzazione di una nuova struttura, che sicuramente sarà un fiore all'occhiello per lo sport ortano. Sul fronte della piscina c'è da dire che attraverso l'ordinanza 88 il comune è rientrato in possesso della struttura. Venerdì scorso, insieme alle forze dell'ordine, le istituzioni sono entrate all'interno dell'edificio. Questo atto segue l'invito più volte rivolto ai rappresentanti della cooperativa che ha gestito l'impianto fino a poco tempo fa per avere indietro le chiavi. L'impianto, che ha attraversato questi mesi in stato di degrado e abbandono, vedrà ora opere di pulizia e sarà ridotato di ciò che è necessario per il suo funzionamento. C'è fiducia per una prossima riapertura. Ci occupiamo adesso di una nota che ci arriva dall'UDC di Orte. Martedì 13 dicembre il comitato locale ha incontrato il nuovo segretario provinciale Alessandro Romoli, che ha avviato un percorso conoscitivo delle varie realtà territoriali. Dall'incontro è emerso quanto il comune di Orte sia strategico per lo sviluppo della provincia di Viterbo, individuato non causalmente tra i primi comuni per ricevere la visita del segretario provinciale. Romoli ha rilevato come il locale gruppo UDC sia strutturato, dinamico e radicato, artefice di un percorso di crescita che inizia da lontano e che si è rafforzato con il recente congresso comunale. Autonomia, unità e partecipazione sono state le parole d'ordine che sintetizzano le prospettive in cui si muoverà Alessandro Romoli, il quale ha dichiarato sin d'ora di metterle a frutto nell'interesse del territorio di Orte. E occupiamoci adesso invece di Capodanno, si avvicinano i giorni al 31 dicembre, da qui alla fine dell'anno, è con noi Simone Galli che, come ogni anno, si preoccupa di curare la festa di piazza, che quest'anno giunge al terzo appuntamento, una festa che ormai ha dei contorni ben collaudati. L'abbiamo già introdotto questo argomento qualche tempo fa con la Proloco, che ovviamente nel cartellone è inserito come tra gli appuntamenti più importanti e rilevanti delle tante cose che ci sono per le festività natalizie, la festa insomma di Capodanno, che si svolge prima in taverna poi in piazza. Dettagli di questo evento? Sì, dettagli. Anzitutto iniziamo dicendo che la festa si svolgerà più o meno come negli anni passati, quindi una festa basata su un cenone, una festa di piazza e dopo la discoteca sotto al parcheggio, come lo scorso anno, in quanto abbiamo reputato essere riuscite, ma anche da ciò abbiamo sentito dire, essere uscito come luogo il sotterraneo del parcheggio. Quest'anno, a differenza dello scorso anno, abbiamo a disposizione meno taverne, quindi manca la taverna San Biagio, manca la trattoria Saviglia, manca anche la taverna Roberteschi di Rosario. Siamo comunque riusciti a mettere a sistema tutto quanto prendendo la taverna San Gregorio, in cui cucinerà il menù di pesce lo chef Simone dell'Osteria Belvedere, la taverna San Giovenale e Porcini, in cui cucinerà lo chef Stefano della pizzeria Tintin, ed infine, come lo scorso anno, la taverna e Olivola, in cui cucinerà lo chef Massimiliano della vecchia fornace. Ovviamente, avendo meno posti disponibili,
chiediamo a chi fosse interessato di accelerare. Quanti posti disponibili in meno? Sono circa 300 posti in meno, circa 300 posti. 250-300 posti in meno. Non sono pochi, insomma. Non sono pochi, sono in tutto sui 550-570 posti, quindi ovviamente è logico che i posti finiranno prima, quindi è un invito per chi volesse anche quest'anno partecipare a questo Capodanno di accelerare le prenotazioni. Ovviamente, come detto prima, la festa poi si sposterà in piazza, di cui suoneranno un gruppo chiamato I Riflessi del Sole, un bel gruppo direi. In più quest'anno rispetto allo scorso anno, oltre ovviamente all'offerta di lenticchie, panettone e quant'altro, abbiamo preparato una rallida sorpresa che preferirei però i concittadini, i partecipanti, la scoprissero direttamente sul luogo. Infine alle 2 si andrà nel consueto parcheggio per la musica, per la discoteca fino a notte inoltrata, anzi direi fino a mattina. Ecco, questi sono un po' gli appuntamenti che ricalcano la sera del 31 dicembre. Fondamentale è comunque l'invito, quello che si fa, a rimanere a Orte, perché poi magari c'è chi preferisce anche mangiare in casa, radunarsi con le famiglie, però partecipare ugualmente alla festa. Sì, partecipare ugualmente alla festa, perché comunque la festa, alla fine la cena è un contorno, è importante, perché poi comunque sia la cena è la base in realtà di tutta la festa, qui poggia tutta la festa, però anche per chi decidesse per qualsiasi motivo di cenare in casa, con le famiglie, con i parenti, con gli amici, l'invito è poi di recarsi in piazza allo scoccare della mezzanotte per festeggiare tutti quanti insieme l'arrivo del nuovo anno. È stato sempre un timore quello di molti genitori veder partire i propri figli con le auto, soprattutto la sera dell'ultimo dell'anno. Invece da 2 anni a questa parte c'è un grande successo, una grande partecipazione di giovani che preferisce rimanere qui sul posto e divertirsi qui. È una vittoria questa? Sì, questa è una vittoria. Il timore dei genitori ovviamente c'è tutti i sabati sera quando i ragazzi vanno a ballare, ancor più forse la notte di Capodanno in cui magari si tende a bere forse un bicchiere di più degli altri sabati sera. È stata una risposta forte tanto dei giovani ma anche dei genitori stessi che hanno partecipato in massa a Capodanno in piazza nelle 2 precedenti edizioni, quindi non direi solamente una risposta forte da parte dei giovani, che se poi ovviamente erano la maggioranza, soprattutto per ciò che riguarda la parte tarda della festa alle 2 in poi, ma anche degli stessi genitori che contenti dell'iniziativa hanno partecipato a Capodanno in piazza. Un'ultima domanda, vuoi dare qualche riferimento, domanda, cioè un invito a dare riferimenti per contatti? Sì, per contatti potete contattare me, il mio numero lo trovate su tutti quanti i cartelloni esposti, le varie pubblicità presenti sul territorio, e per i biglietti rivolgersi alla tabaccheria Pieri di Anna e Carla, in cui i vari ristoratori hanno dato disponibilità a prendere le prenotazioni. Bene, allora grazie a Simone Galli, ovviamente affrettatevi allora per prenotare il vostro tavolo, come già detto quest'anno i posti sono meno in un buon numero consistente, quindi affrettatevi perché poi si cura magari anche in questo modo maggiormente la cucina, perché visto che sono 3 chef che seguono meno persone, quindi sì, diciamo è che più è più curata. Sì, assolutamente sì, anche un menù migliore secondo me rispetto anche agli anni passati. Ecco, questo evento lo ricordiamo organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani. Sì, della Prologo e anche della partecipazione quest'anno di The Groove. Benissimo, allora grazie a Simone Galli. Noi continuiamo con una notizia di cronaca. I carabinieri di Callese hanno arrestato per tentato omicidio aggravato un 30enne pregiudicato di Civita Castellana che a bordo della propria auto si è scagliato contro l'entrata di un bar, provocando il ferimento di 3 persone. Il 30enne, dopo aver consumato qualche birra di troppo, è stato invitato dal gestore ad allontanarsi poiché stava molestando alcuni clienti. Sembrava risolta lì la questione. Poco dopo invece è stata vista sopraggiungere una Ford Fiesta a folle velocità che abbatteva un contenitore porta rifiuti senza esitazione e poi andava a finire la propria corsa, si scagliava contro l'ingresso del locale procurando danni notevolissimi e anche danni fisici a persone che sono state ricoverate in ospedale. Poco dopo il 30enne era rintracciato dai carabinieri che ovviamente l'hanno arrestato e condotto al carcere di Viterbo dove subirà un processo. La pagina culturale oggi si occupa di una nuova pubblicazione realizzata dal Comune in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e dal Centro Studi del Patrimonio di San Pietro in Tuscia. È con noi l'assessore Giulia Corradi che
introduce questo incontro che avremo poi con altri ospiti. Allora, Assessore, il Comune con questo libro, come dicevo poco fa, intende celebrare anche con una pubblicazione che rimarrà negli anni di uno spaccato dell'Italia risorgimentale, l'Unità differita, questo nuovo testo, fatti e documenti dal risorgimento ad Orte dal 1860 al 1870, un decennio ben definito. Presentare questa pubblicazione che serve a concludere degnamente l'anno di festeggiamenti per l'Unità d'Italia, con una pubblicazione che possa appunto essere letta da quanti più persone possibili e che permetta di conoscere in maniera più approfondita ed esaustiva questo periodo storico. È importante che oltre ai festeggiamenti che sono stati fatti appunto ci sia anche qualcosa di veramente concreto, di veramente scritto che possa essere ricordato anche più a lungo, e quindi ritengo che sia la degna conclusione quindi di quest'anno di festeggiamenti che abbiamo cercato di portare avanti come amministrazione. Vorrei ricordare anche a tutta la popolazione che il libro verrà presentato dai suoi autori martedì mattina presso la biblioteca della scuola media al campo sportivo alle ore 11, quindi vi chiedo di partecipare numerosi perché sarà sicuramente molto interessante. Ecco, parlato poco fa di autori, li abbiamo qui con noi, sono Katia Bonifazzi, Giorgio Fanti e Abbondio Zuppante, ovviamente in rappresentanza del Centro Studi del Patrimonio di San Pietro in Tuce. Inizierei proprio da Abbondio, una nuova pubblicazione del Centro Studi che arricchisce già le tante che sono state fatte negli anni passati. Questa però tratta di un periodo ben specifico. Perché il Patrimonio di San Pietro in Tuce ha voluto partecipare a questo importante, insomma, appuntamento? Buongiorno a tutti. Intanto il patrimonio di San Pietro in Tuscia è composto da studiosi, dall'ente ottava medievale di Orte, dal comune di Orte, quindi è sembrato abbastanza opportuno e naturale che